Eccoci qua, saluto a tutti, a Crandon Blues, nuova puntata. Sono sempre ridotto nell'angolo io, Mi metto più in qua, tranquillo. E ospiti di questa puntata, i Dragon Blues, qui alla mia sinistra. Ciao a tutti. Ciao, salutateli dalla chat. Esatto, scriveteci in chat ragazzi e niente, questa puntata è dedicata assolutamente a loro. Naturalmente suoneranno dal vivo qui. E le prime cose che voglio dire prima di iniziare, intanto ringraziamo The Wolf che ci ha invitato giovedì in puntata e abbiamo fatto una puntata diciamo blues da lui, insomma The Wolf è un programma che c'è tutti i giovedì sera e seguito che è veramente di alto livello, diciamo musica di alto livello. E niente, e dopo c'è una raccomandazione grandissima che è praticamente dalle 18 a mezzanotte oggi qui all'Officina delle Arti siete tutti invitati perché c'è una super festa, un party rock diciamo con quattro band che suoneranno, tra cui i Dago Blues che adesso ci daranno solo un'anticipazione serata. Esatto, esattamente. E niente, Dago Blues ricordiamo il bar aperto perché ragazzi è vero, bar aperto naturalmente, cioè il party, spendete un sacco di soldi. Esatto, no beh comunque è una festa che sembra insomma ci sia un sacco di gente seria. E salutiamo, già in chat vedo alcuni ragazzi, ciao Chi c'è? Ah, vedo gente dei Four Tramps. Gente dei Four Tramps. Ah, li salutiamo. Grandi Four Tramps, che tra l'altro erano ospiti la settimana scorsa, una bella puntata. E poi suoneranno domani a Lord Nelson, lo diciamo. Che magari sì, sì, beh, noi ci facciamo saremo, pubblicità. Perché anche voi ci sarete sì, a fare il tifo. Come pubblico. Benissimo. Niente, io prima di partire a raccontare di voi partirei subito con una canzone, direi. Okay, per rompere un po' il ghiaccio. Sì, rompiamo il ghiaccio e tutto il resto. Rompiamo il ghiaccio con un blues, così per onorare anche il nostro nome. Giusto. E dopo ne parleremo perché c'è questo blues scritto. Qua ci chiedono dove è la Silvia Ferra. Dov'è la Silvia? Ah, la Silvia ha avuto un esame e arriverà dopo per la festa al party di CU dalle 18 in poi. La troverete e qua. La Silvia vi aspetta. Fa il furbo perché non c'è. Quando vuoi. We'll be right back.
grandi Dago Blues. Grazie mille. Grande, questo è Pain in My Heart, Willie Dixon. Di Willie Dixon. Oh, grande mito del blues. E... dicono che siate meglio dei Celtroni della settimana scorsa. C'è un Filippo Sassi, non questo... so. Grande film. E niente, scusate, mi sono schiarito la gola, mi sono scordato che mentre suonavate, non so se dopo vi rivedete anche nella puntata registrata, ragazzi, perché ci sarà la puntata anche registrata naturalmente su YouTube, la metteremo su A Kind of Blues, la pubblicheranno forse loro se gli piace, se no magari no, però comunque riuscirete a rivedere anche questa puntata come poi tutte le puntate che insomma facciamo. Allora, Dago Blues. Va bene, partiamo dal nome. Del nostro nome, questo è molto interessante perché Dago Blues con blues è scritto proprio blues. Beh, blues è, innanzitutto ci piaceva l'idea di questo cambio di lettere, diciamo, perché non siamo una vera e propria blues band. Proveniamo dal blues, ma facciamo tutto un percorso musicale attraverso il folk e il rock and roll. E una volta abbiamo trovato un CD di un bluesman semi sconosciuto, Clarence Gatemouth Brown, dove appunto nel retro di copertina c'era una frase scritta da lui, How to play the blues, scritto in questa maniera, e perché richiama anche un po' lo slang dei neri della Louisiana, che ci fa anche ridere perché questo slang ha una S molto accentuata, un po' come noi emiliani, come gli emiliani, gli emiliani che tentano di cantare in inglese, quindi insomma, un po' così ci ha fatto anche ridere e ci piaceva significato. Invece Dago deriva da un termine dispregiativo, è preso da un romanzo di John Fante, un termine dispregiativo con cui venivano appellati gli italoamericani. Dago. Sì, certo. E quindi insomma anche questo ci piaceva perché si ricollegava appunto a italoamericani, a emigrati negli Stati Uniti, insomma, quindi faceva parte del nostro... Grande, no, beh, però... è veramente vero, cioè pieno di significati il vostro non è messo lì a caso, non è messo lì a caso per niente. Per il tuo gruppo in cui suoni a caso, a caso. Beh, abbiamo passato molti anni anche noi con dei nomi così stravaganti. Fin dall'inizio non vi siete chiamati no. Infatti volevo anche precisare, quest'anno facciamo appunto la serata del ventennale, insomma, con anche un po' di ironia, nel senso che suoniamo da 20 anni. Io e lui siamo i fondatori del primo gruppo, poi negli anni abbiamo cambiato diverse formazioni e anche 2 o 3 nomi, 6 batteristi, 4 chitarristi, però... Musicisti, donne, tutto avete cambiato, sì, un sacco di... No, donne un po'... No, donna io... No, fondamentalmente però il gruppo è sempre stato questo, con questa impostazione, insomma, sì, quindi sì, è per questo. Infatti abbiamo deciso di chiamare la serata del ventennale Dago Blues 20, citando Pearl Jam 20, esatto, con tutta l'ironia del caso. Beh, cioè, nel senso, ci rendiamo conto che sulla storia del rock abbiamo avuto un'influenza leggermente diversa. Minore, ma cioè... Avete conquistato la provincia di Reggio Emilia, via. Sì, al massimo. Siamo ancora un corteggiamento. Bene, cosa abbiamo in mente di fare noi? Dobbiamo farlo, mi prendi contropiede. Contropiede. Public relation. No, perché voi tra l'altro fate diversi generi musicali, dicevamo, dunque non solo blues, anzi, cioè il nome fa pensare a blues, però voi siete molto legati al folk e al rock, sì, and roll. Sì, perché noi diciamo fino a qualche anno fa facevamo pezzi nostri in italiano, poi abbiamo intrapreso una strada di cover per un preciso motivo, perché non siamo né una tribute band né una classica cover band, nel senso che abbiamo una scaletta impostata proprio come un vero viaggio, un percorso musicale all'interno degli Stati Uniti, che parte quasi in ordine cronologico quando proprio facciamo i concerti, diciamo, interamente nostri, sì, diciamo. Quasi un percorso cronologico che parte appunto dal blues delle origini, passa per il folk, passa per il primo rock and roll e arriva fino anche a qualcosa di punk. Una sorta di concept. Sì, una sorta di concept che parte appunto dalle origini fino ad arrivare al punk, e poi ci ricolleghiamo anche a qualche autore più moderno, tipo anche Ryan Adams, Steve Earle, Bruce Springsteen, che però si ricollega sempre a questa, diciamo, questa sonorità, a questa tradizione americana. Certo. Ok. Niente, adesso allora mandiamo
un video che avete scelto voi. Sì. E si parla delle origini qua, cioè delle origini, insomma, stiamo parlando di insomma di un grande bluesman. Va bene, scelto, quindi, no? Rimaniamo sempre Muddy Waters. E il pezzo che abbiamo scelto è pronto, lo possiamo mandare. Beh, è uno dei suoi proprio successi maggiori, Got My Mojo Working. Jazz don't work on you. Eccoci qua, Muddy Waters, grande, gran pezzo, beh, una scelta fantastica. Certo. Sì, questo è il nostro pezzo, uno dei favoriti, lo facciamo anche. Voi lo fate. Ma e poi in chat, insomma, ci sono i Four Times proprio che sono scatenati, si insultano anche fra di loro, non sì, solo voi, insultano tutti, voi, ma anche fra di loro. Cioè. Infatti per chiarezza per Royal Rumble, che a Montreux i baffi non gli crescono, quindi non se li riesce a fare come Muddy Waters. Beh, voi con i Four Times siete molto legati, vedo che fate anche dei concerti assieme. Sì, sì, siamo molto amici. Molto amici. Io, appunto, il cantante, io e Motro sono almeno 10 anni che andiamo in giro per concerti, per l'Europa e per il mondo, anzi, a concerti, quindi siamo molto, molto amici. Infatti. A fare concerti o guardare no, concerti? No, guardare. A guardare i concerti, ci piacerebbe anche. Infatti no, sennò raccontateci la tournée mondiale. No, sì, non credo ci sia assolutamente rivalità fra le due band. No, grande amicizia, vedo. Speriamo che diventino famosi così. Andiamo a vendergli i gadget. Noi puntiamo a quello. Puntiamo a quello. Bene, e niente, proprio parlando di loro, visto che li avevamo la scorsa puntata, ricordo che dicevano che loro venivano proprio da proprio gusti diversi musicali e poi hanno fatto insomma questa scissione diciamo fra le loro influenze e sono saltato fuori insomma i Four Times sono saltati sì, fuori sì. Voi come gusti musicali, cioè vi siete trovati subito oppure avete gusti diversi, venite da non so da altri generi? Come è logico, come è logico solito... abbiamo gusti diversi. Diciamo che i due membri fondatori, cioè lui e andiamo più siamo più in linea infatti con i gusti, però anche gli altri diciamo apprezzano naturalmente quello che facciamo, se no non suonerebbero con noi. No, ma beh, veniamo ovvio. Da esperienze diverse, diverse. Fabio, il batterista, che è l'ultimo in ordine di tempo che si è unito al gruppo, però ha la nostra età ed è appunto anche lui da 20 anni che suona, ci siamo incrociati 1000 volte con diversi gruppi qua, sì, in sì, concorsi. E dunque vi conoscevate già? Ci conoscevamo da sempre diciamo, ed è stata un'unione quasi naturale, spontanea, non si è dovuto inserire in maniera difficoltosa. Era sì. Di casa. Era di casa, arrivata. Era quasi di casa. Comunque sì, Luca è quello un po' più giovane dei quattro, però anche Luca, insomma, come si vede, si vede che è più giovane. Tiene la barba lunga. Anche lui come gusti musicali comunque ci sta, anche se forse è quello che ha delle differenze più marcate. E risente più del salto generazionale. Sì. Il salto generazionale. E allora niente, adesso insomma una canzone magari che vi può un po' unire con il vostro gusto musicale, no? Cioè, sì. Penso che vedo qua uno degli artisti che insomma credo che sì, sia fra i vostri miti di quelli di riferimento, riferimento assoluto, no? Sì. Ed è Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, ok, me lo leggiamo la canzone. Johnny 99, un grande pezzo da Nebraska. Da Nebraska. L'anno scorso abbiamo avuto la fortuna e l'onore di partecipare a una festa a Rimini che celebrava i 20 anni dell'uscita di Nebraska. Un disco molto particolare rispetto agli altri dischi. Sì, un disco molto particolare. L'ha fatto, diciamo, in casa, l'ha fatto sì. Un po' per conto suo, diciamo, rispetto agli altri. Sì, in maniera molto artigianale. Artigianale. Un capolavoro. Che nonostante insomma, tutto ha lasciato un segno abbastanza sì, sì. Importante. Va bene. Dago Blues. Okay.
close down the unopened mouth, I let that mouth. I was looking for a job, but I couldn't find none. Here come on too drunk for mixing tart red and wine. Got a gunshot in nightclub, calling Johnny 99. Dying in a part of the town, and you would do rather you don't stop. Johnny's when he's gone, I'm treating the blow is off. When a cutie girl's not coming in from behind, from the club to dark, there's left the coffin Johnny 99. Where the city supply. Personalmente, tra l'altro, cioè, questo disco è questa canzone. Sì, cioè, proprio... Dicono che Bruce Springsteen suonerà il Dago 20 prima dei Four Tramps. Sì, cioè, è uno, farà è da spalla a voi. È uno degli ospiti, è uno degli ospiti okay. Ancora incerti. No, in realtà fa la spalla ai Four Tramps. Ah, ok. Noi in Italia non l'abbiamo accettato. Sembra giusto, eh. Sì, sì. No, comunque è anche uno dei miei dischi preferiti. Ah, sì, sì. Bene, bene. Allora, adesso ragazzi, insomma, dobbiamo parlare, cosa diciamo, insomma, sono 20 anni che suonate, fate questo evento che ricorderemo anche sulle nostre pagine, perché sembra molto bello, e lo fate al Teatro Piccolo Orologio il 23 marzo, e appunto ci saranno i Four Tramps come apertura e poi tantissimi altri ospiti. Compresi i Four Tramps che saranno coinvolti. Piccolo Orologio vicino al Conde delle Querce, giusto? Sì, giusto, sì. Per sì, chi sì, non sapesse dov'è. Esatto. Vicino all'acquedotto, sì. Tra l'altro è la prima volta che suoniamo in una specie di teatro. È bello, ci sono andato a vedere due spettacoli, carino come posto, sì. Cioè 120, beh, 130 posti seduti. Noi ci saremo, verremo sicuramente, sì, per la sera lì, è il minimo.
Beh, in questi 20 anni avete suonato un po' in giro dappertutto, cioè nel senso, ho saputo, sì, lo sapevo, insomma, che avete suonato poi anche, per esempio, ai Baskers. Sì, sì, abbiamo suonato, sì, non è che abbiamo suonato moltissimo in giro per l'Italia, diciamo, nel senso che siamo sempre stati molto in zona. Negli ultimi anni soprattutto ci è capitato di suonare, abbiamo già suonato 4 volte consecutive ai Baskers a Ferrara, abbiamo suonato a Rimini appunto l'anno scorso, ma soprattutto nei festival tipo i Baskers di strada ci troviamo molto a nostro agio. A vostro agio. Sì, questo... è la vostra dimensione. Sì, sì, sì. Qua, più il palco è piccolo e ridotto, diciamo, più siamo a nostro agio. Avete visto qualche video mentre suonate per strada? Sì, video molto amatoriale. Diciamo. Non c'era la Rai forse, ma sì, sì. Sono carini da guardare. Beh, e questo, insomma, il fatto che ho visto sulla vostra pagina che vi date tutti lo stesso, diciamo, cognome. Sì, beh, anche questo era uno per Fabio, che ancora non abbiamo... come Ramones. Brigante. Sì, anche... siamo alla ricerca di un nome, un soprannome per Fabio. Se volete suggerire, entro il 23 marzo anche sì, sì, tu sì. Sarai battezzato Brigante. Sì, sì. Faremo proprio una cerimonia nel fiume, ti immergiamo e mentre gente nel Tresinaro, anche nel Crostolo. Nel Crostolo. Sarà Nutria Brigante. Nutria Brigante non è male. Poteva andare meglio. Ma anche gli applausi del pubblico sentiamo. Esatto. Beh, in questi 20 anni qualche episodio particolare, strano, non so, c'è stato un qualche concerto, è finito benissimo o malissimo, che ne so. Beh, o qualche cosa, vi viene in mente qualche episodio? Di entrambi. In 20 anni mi sa che qualcosa sì, è successo. Di entrambi, sia di concerti che sono finiti benissimo, sia di concerti che sono finiti malissimo, ce ne sono stati... direi parecchi. Tantissimi. Poi sì, di episodi strani, a parte un concerto che non uno dei pochissimi concerti che ai 20 anni non siamo riusciti a fare perché abbiamo fatto un incidente in autostrada mentre andavamo a Firenze. L'unica volta che tra l'altro dovevamo suonare un po' lontano a Firenze. Incidenti, ci hanno tamponato in autostrada. Il vostro karma vi impedirà di suonare fuori da Reggio Emilia. Sì. State vicini a casa. No, l'Emilia Romagna, ok. Poi sì, quando facevamo pezzi. Gli Appennini sono lo scoglio, insomma, lì non si può andare oltre. Quando facevamo pezzi nostri in italiano, si parla già però di oltre 10 anni fa, abbiamo partecipato anche a diversi concorsi. Qua in zona. Sì, avete vinto? Anche qualche... Allora diciamolo che avete vinto! Sì, si parla della non nostra... fate i timidi! Si parla della nostra preistoria. Bene, allora adesso... fanno dei segni dalla regia. Cosa? No, dicevo, adesso allora ci sentiamo un pezzo vostro, perché ne avete preparato uno vostro, no? Sì. Parlando di pezzi vostri, o vi sconvolgo la No, vita. Va bene, se Luca cambia chitarra. Bene, no problem. Sì, stiamo... Perché poi non volevate fare troppi pezzi, cioè volevate tenere i pezzi vostri anche per la serata o no? Sì, presenteremo qualche pezzo nuovo alla serata del ventennale, sempre. Esatto. Perché stiamo appunto riniziando un po' a scrivere pezzi nostri, anche perché credo che per un gruppo sia fondamentale scrivere pezzi propri. Ripeto, noi per tanti anni non l'abbiamo fatto, ma sempre con l'ottica comunque di appunto di fare... questo discorso musicale ben preciso. Sì, sì, sì. E adesso stiamo lentamente riniziando, probabilmente. E questa canzone è una delle vostre più, insomma, che ci mi sembra. Questa, beh, è una delle prime nate, diciamo così. Ah, delle prime che avete fatto. Delle prime nate, diciamo, di questo nuovo recente, insomma. È un po' un'anteprima, no? Sì, sì, è quasi un'anteprima. Penso che l'abbiamo fatta solo. Ragazzi, ci abbiamo un'anteprima a Caidove, perfetto. Twilight si chiama. Twilight, che non c'entra niente col film, però vorrei sottolinearlo perché... La storia d'amore tra un licantropo e una vampira. Questa è una storia d'amore finita ancora peggio, ma... Ah, sì, benissimo. Non è una vampira, non è normale. No, allora, Dango Blues, Twilight. Sì. You
from me, for really I. We have traced new roads and lies, you know, night. Now I want to change face and life. Want to die before my death to cheat the game. And I swore I'd never let you go. And I swore I'd never let you cry. Twilight, Dago Blues, questo è loro, ragazzi. Vedo qua che scrivono una canzone da bagna mutande. Esatto. Ho letto anche prima che cos'è che dicevano? Nutri Brigate piace. È stato passato. È stato votato un plebiscito, Piace a tutti meno che a lui, cioè. Troverete di meglio, dai. Sì. Bene, adesso, visto che era piaciuta l'altra puntata con i Four Tramps, diciamo,
una parte, diciamo, della puntata dove parlavamo della band in un modo particolare, cioè, ovvero con delle foto. Io casualmente ho trovato delle foto molto compromettenti. Quello che c'è su internet è pubblico, Ah, certo. E allora la prima foto è questa qua. Vabbè, questa... questa qui, è da quello che leggevo, è la prima foto dei Dago Blues. La primissima foto in assoluto, proprio. Tra l'altro non siamo neanche sicuri che sia del 92, forse potrebbe essere anche del 91. Sì, qua infatti siamo i due membri fondatori, io e Lollo, esatto. All'estremità della foto. Io vorrei far notare la foto... La canottierina di Messico 86 che veramente quello qua si andava a giocare al videogioco, quello da giocare uno di fronte all'altro. No, comunque questa qua è veramente una chicca. Sì, questa è vero, è veramente bella. Bene, dopo abbiamo un'altra foto, cioè lì eravate in casa di lì eravamo in mansarda del batterista. Seconda prova. Qui si vede lo stretto legame proprio tra, insomma, i due membri fondatori. Cioè, voi siete questa super fighissimi, perché porca miseria. Cioè. Questa, dicevo l'altro giorno a mio amico, dopo solo due anni di rock and roll ha fatto questo effetto in confronto alla prima foto. Ah, sono passati due anni da quel gilet di un certo tipo. No, veramente. Ho parlato la canottiera. Ma veramente ottimo. E come terza ce n'è una un po' più recente, tanto l'abbiamo messa proprio, è vero, che forse a noi ci arriva dopo l'immagine. E questa qui. Sì, qua c'era Luca che era appena entrato nella band, all'estrema destra, diciamo. La posizione. Con i capelli, una pettinatura leggermente diversa. Sì, poi, quanti anni è? Fa? Ah, qua è 2001, credo. 2001. Sì. Guarda, più Guns N' Roses. E poi vorrei far notare la bottiglia di JMB. Infatti il tastierista dopo è stato eliminato perché... per i gusti. Per quello, per i gusti, sia sul bere che musicale. E voi cosa bevete di solito? Non JMB. Benissimo. Niente, adesso allora mandavamo praticamente un'altra vostra scelta musicale, la seconda, diciamo. Perfetto. E Tom Waits era la canzone, sì. Vero? E una scelta, insomma, è un altro artista che, vabbè, sì. È un mito della musica anche. Sì, lui, poi questa ovviamente. Canzone in particolare. Questa canzone in particolare vi... Sì, che hanno rifatto anche i Ramones, insomma. Uno dei nostri pezzi è Bizzo, è la canzone, io il titolo in questo momento mi sfugge. I don't wanna grow up. Ok, e non è pronta e niente, ma voi la fate sta canzone anche? No, ancora ci stiamo lavorando, però mi piacerebbe, perché affrontare anche un artista come Tom Waits con la sua voce particolare, poi insomma, almeno per noi insomma sarebbe... C'è un po' di timore reverenziale, anche se comunque insomma facciamo fior di artisti. Però insomma. Affrontate già dei pezzi, sì. Abbastanza impegnativi. Beh, bene. Oh ragazzi, ricordiamo tra l'altro che dalle 18 a mezzanotte c'è il party di CU qua stasera all'Officina delle Arti. Ci sono 4 band che suonano dal vivo, tra cui loro. E poi c'è bar aperto, party, insomma, è vero, insomma, non vieni mai nel... E poi ci sarà la diretta radio e dalle 18 a mezzanotte su questo canale. I vari, diciamo. Vari programmi. Tutti i vari programmi del rock, ci alterneremo, ci mischieremo. Jam session di radio. Di radio e di musica. Beh. Bene. Un'orgia radiofonica. Comunque vi aspettiamo qua, mi raccomando. Bene, allora adesso andiamo Tom Waits, allora. Sei pronto? Via. Eccoci qua, tornati in diretta con i Dago Blues.
Si sono scatenati in chat, vogliono sapere. E cos'era? Aspetta, guardando la foto della mansarda, voglio un aneddoto sul primo concerto. Qual è stato il vostro primo concerto? Il primo concerto è stato il 4 settembre del 92, a una festa privata organizzata da un nostro amico a Cavazzoli. Beh, aneddoti ce ne sono pochi, diciamo che eravamo inascoltabili. Beh, ognuno di noi. In confronto, in confronto, i Sex Pistols suonavano da Dio. Più o meno, con Confronti di Sex Pistols era un'orchestra sinfonica. Diciamo così. Bene, allora adesso voi avete in programma, insomma, questo concerto. Sì, abbiamo detto che ci dobbiamo tutti liberare e andare assolutamente il 23 marzo. Dago Blues 20, un po' come i Pearl Jam, dicevamo, insomma, con tutta l'ironia del caso. Esatto. E poi abbiamo anche il 9 aprile al Groovy, al Groovy Retro, sì, Club qui. E il 27 aprile al Circolo Jack. Al Circolo Jack? Sì, che è saltata. Sì, è saltata per la neve. Per neve. Sì. Esatto, quando erano qua i Four Tramps, forse? Sì, 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 la sera. Esatto. È cominciato a nevicare che eravamo qua. Esatto. Bene, e... e magari, visto che state registrando, cioè state... farete anche dei pezzi vostri al... insomma, alla festa, e allora potrebbe uscire anche magari una registrazione, qualcosa, sì, no? Non credo quest'anno, perché noi siamo di una lunghezza che in confronto i Pink Floyd ci fanno una pippa. Sicuramente il ventennale sarà registrato sia audio che video, quindi può darsi che magari qualcosa live pubblicheremo. Sì. Pubblicheremo sempre. Sì, sì, beh, per certo, dire. È disponibile. Pubblicheremo. Sembra quasi. E di pezzi vostri avete pensato magari di fare qualche. Beh, adesso che ci state lavorando. Appena ne avremo pronti almeno 5-6, diciamo. Per il momento siamo a quota 3 o 4. Appena abbiamo pronti 5-6 pezzi. Senz'altro. Sì, senz'altro, verosimilmente verso fine anno o l'anno prossimo. Poi vi chiedono di nudi. Dicono. Fra un po' li scriviamo. Fra un po'. Ma il cantante, quel gay del cantante dei Four Tramps. Certo. Ecco perché ci molestava sotto il banco. E Lollo non fare il Paolini della situazione lì di dietro. Perché nell'inquadratura è in questa. Mancano i preservativi. Usate il preservativo. Un saluto a Frida, la mia pittrice preferita. Che vi vuole conoscere, ma vi conosce già. Sì, secondo me ci conosciamo. Bene. E niente, qua parlavano anche, dicevano, grande la maglia di Johnny Cash. Johnny Cash direi che è un altro artista che è un altro artista di riferimento. Di riferimento che non c'entra col blues, però c'entra comunque col folk, col country e col primo rock and roll, quindi insomma, per il nostro discorso musicale non possiamo prescindere. È uno proprio delle travi portanti del vostro. Beh, allora adesso ragazzi, noi vi salutiamo perché ormai la puntata è finita. Vi lasciamo naturalmente con un loro pezzo dal vivo, che è di Johnny Cash, visto che abbiamo parlato di Johnny Cash, così chiudiamo il cerchio. Vi ricordo, alle 18 qui c'è il party di CU e poi chiedete l'amicizia a CU, naturalmente vi terremo sempre informati sui prossimi eventi e rubo un minuto proprio solo per dire i prossimi eventi nostri di A Kind of Blues, perché importantissimo sono, allora il prossimo weekend, venerdì e sabato, proprio noi come trasmissione saremo collaboreremo con i Vizi del Pellicano e c'è questo festival blues con tantissimi grandi artisti e ai Vizi del Pellicano a Fosdondo di Correggio. Esatto, chiedete l'amicizia anche ai Vizi del Pellicano, anche lì troverete gli aggiornamenti, la locandina, gli orari. Un grande evento si blues. Può mangiare ai Vizi del Pellicano, dicono c'è un menù blues, Mississippi blues. Non sappiamo di cosa si tratta, ma comunque ci sono artisti come Max Prandi, Johnny La Rosa, Max Lugli, Paul Boss, esatto, e gli Ali Boumaie, che i nostri primi ospiti, gli Ali Boumaie e tanti altri si alterneranno sul palco. Benissimo ragazzi, vi ringrazio, vi ringraziamo, grazie a voi, stati ospiti qui.
E vi, salutiamo tutti quanti con... Se volete rivederli venite qua più tardi. Esatto, venite qua più tardi, l'abbiamo già detto. E la puntata è registrata, la potrete rivedere se vi siete persi prima parte, che ne so io, oppure siete andati via prima, boh. E adesso Folsom Prison Blues, salutiamo tutti quanti, a sabato prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io rubo solo un secondo per salutare i Four Tramps, Frida, Lalle, Nick, esatto, e la Giada. Salutiamo anche noi, salutiamo, ciao a tutti. È giusto, è sopra che non è potuto dire. Beh, poi ci sono altri nomi a me quasi sconosciuti, ma che magari sono nostri amici loggati con nomi fasulli. Con nomi fasulli. Sta nell'anonimato. Per non essere puniti. Vai. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Folsom Prison Blues. I hear a train coming, it's rolling around the bend. I ain't seen the sunshine since, I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and thank you, it's dragging on. But the train keeps rolling, all out of sand and dawn. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. Now every time I hear that whistle, Dai, Blues! Che goffa, ragazzi! Chiedono di salire sul tavolo.